liceo scientifico o opzione scienze applicate. Bravo, continua così, hai talento. Bene, Michela, introduco. Io ringrazio ancora Giulio Ferroni, Vito Zagarrio, Luchino Giordana e Alessandro Papa per questa bellissima mattinata. Ringrazio tutti, anche la professoressa dell'Ufficio Scolastico Regionale che qui rappresenta l'istituzione MIUR, e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti ieri. Credo che abbiamo avuto momenti di grandissimo, veramente di profondità culturale, e tra l'altro questo confronto tra le varie ambiti disciplinari, la letteratura, le arti figurative, la musica, il cinema, credo sia importantissimo, e sia stato importantissimo anche affrontare il tema del paesaggio veramente a livello così multiprospettico. Paesaggio personaggio è venuto fuori in più interventi, questa commistione, rete continua, no, tra personaggi e paesaggi. E il tempo è veramente tiranno e ora dobbiamo procedere appunto alla parte culminante del certamen, che è la premiazione dei vincitori. E do la parola a Antonella Ruggeri che ci apre questo nuovo scenario. Grazie. Prima, ecco, di passare alla parte conclusiva dell'evento, della manifestazione, io vorrei esprimere tutto l'apprezzamento, e con voi tutti, con un grosso applauso per i grandi relatori che oggi hanno onorato la nostra comunità, il professor Giulio Ferroni e il professor Zagarrio. E un grande, doveroso ringraziamento alla professoressa Michela Costantino. Bene, cominciamo. È il momento dei ragazzi, è il momento della proclamazione, è il momento dell'attesa. Io inviterei il professor Perrini, perché cominciamo dalla sezione artistica. Sono stati realizzati degli elaborati, possiamo magari anche andare giù. Sono stati realizzati degli elaborati, soprattutto in tema di design, dai licei artistici di diverse regioni italiane. La commissione è composta dal professor Angelo Perrini, docente dell'Accademia di Bari, dal dirigente scolastico Rino Covella e dall'architetto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lionero, Lorenzo Di Lucchio. Dopo un attento e lungo esame di tutti i lavori pervenuti, sono giunti a una conclusione che noi non conosciamo, la scopriremo qui in diretta. Buongiorno a tutti. Cominciamo dal terzo classificato, che è il codice di elaborato di H29S7. Il candidato ha utilizzato il prisma a base triangolare come elemento principale per sviluppare un totem stilizzato. L'elemento risulta ben rappresentato nella veste grafica con una dettagliata descrizione delle possibili ambientazioni. Eccolo qua. Vediamo quale scuola è.
conoscessero i ragazzi. E liceo artistico Emilio Greco a San Giovanni la Punta di Catania. Io inviterei la professoressa Castanestasio. San Giovanni la Punta, Catania. Allora, il premio conferito, intanto complimenti, quindi se per la sezione Industrial Design il terzo premio pari a 150 euro, quindi complimenti davvero. Complimenti, complimenti, complimenti. Antonella. Sì, semplicemente questo, quando i sogni vengono intorpiditi da un'opacizzazione, magari anche indotta, allora vuol dire che non abbiamo più la capacità nemmeno di vedere oltre, come diceva anche il professor Ferroni, per Dante, per Leopardi, per ciascuno di noi. Quindi che siano sempre sogni in costruzione, però tenendo fortemente i piedi per terra, e questo è il mio più grande augurio, veramente, un augurio grande anche ai docenti. Passiamo al secondo classificato. Passiamo al secondo classificato, che è il codice elaborato GS G991. Le tavole grafiche estremamente esplicative ben rappresentano le possibili collocazioni. Ah no, sto leggendo lo stesso. No. Collocazioni del totem, l'esecuzione del prototipo ben eseguito. Rende perfettamente l'idea delle caratteristiche, della giusta scelta dei materiali e delle possibili allocazioni e realizzazioni. E in sala l'autore? Giorgia Garibaldi, del liceo artistico Emilio Greco di San Giovanni. Ah, quindi ce ne sono due della stessa scuola, benissimo. Bene, invito il professor Rostagno a consegnare il premio. Adesso sarà dato. Mi piacerebbe tanto dire che questa targhetta è stata realizzata in 3D, appena sfornata, finita di costruire, dai ragazzi del nostro laboratorio digitale. Sono stati loro a far dono alle scuole vincitrici di questa targa realizzata in 3D. Puoi aprire la busta? Mi viene difficile, mi cogliete impreparato. Vediamo che cosa c'è. Sezione Industrial Design, secondo premio 200 euro. Non posso che fare auguri, non ho particolari discorsi da fare, bravissimi. Questo è un premio individuale, quindi non... Vogliamo far aggiungere qualcosa alla docente che ha fatto tanti chilometri per raggiungere? Io sono emozionatissima, loro mi conoscono ormai, questo è il terzo anno, non pensavo che due ragazze, tra l'altro di due realtà diverse della nostra scuola, perché Deborah è un'alunna della sezione design dell'arredamento e quindi si è cimentata nel design industriale, che ben diverso, soprattutto per un totem interattivo abbiamo studiato, e soprattutto per Giorgia, che è una ragazza del quarto anno, di scenografia, quindi si occupa di ben altro. Noi finora abbiamo trattato la letteratura greca e latina e la commedia dell'arte nella scenografia, quindi questa è veramente una novità, quindi scusate l'emozione. Passiamo, possono accomodarsi. Un bacio di incoraggiamento alla prof. Emozionatissima, complimenti vivissimi.
Il primo classificato, codice elaborato 38, composto da Perna Vitale, Briolo Maria e Antonella Lardieri. Possono alzarsi? Sono in sala? Dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Calitri. Avellino. Quindi invito qui il docente, accompagnatore o il preside, e anche il preside vedo in sala. Premiati dalla dirigente dottoressa Deborah Infante. Complimenti. Congratulazioni. No, non nel tuo paese. Sono nata a Lavello, i miei natali sono a Lavello, vissuta per i primi anni a Sant'Andrea di Conza. Allora, diamo la parola alla dottoressa Infante. Mio marito è di Calibro. E quindi la busta. Apri la busta. Il candidato ha utilizzato il prisma a base triangolare come elemento. No, ho sbagliato, scusi. L'elaborato risulta ben sviluppato sotto l'aspetto ideativo e tecnico. L'idea è estremamente originale, prende spunto da elementi naturalistici e si presta bene per essere allocato sia in ambienti museali che naturalistici. Bene, bravo. Diamo la parola al docente e all'alunna. Io sono il professore Costore, architetto anch'io, e insegno design al nostro Istituto Liceo Artistico di Calitri. E in questi anni la scuola ha fatto grandi passi in avanti con una tecnologia avanzatissima di CAD 3D, da Arcline a 3D Studio, quindi i nostri ragazzi si sono cimentati nell'utilizzo, diciamo, spinto di questi programmi, ma interpretando invece la cosa più bella di questo grande personaggio che ha solcato le nostre vie, ha camminato, ecco, Gammanein è in realtà in cammino, nel vostro dialetto del Vulture, che voleva appunto ricordare questo grande personaggio che ha sicuramente incontrato, come lui racconta in uno dei suoi racconti, il tratto di Castelnuovo, Laviano, Contursi, vede quando si affaccia a Calabritto, vede questa valle piena di ulivi. Quindi l'ispirazione di questo personaggio che ha visto e ha percorso gli Appennini ha sicuramente incontrato questa pianta, e quindi in questo elemento c'è il pensiero di questo uomo che ci ha dato tanto e ci ha fatto guardare verso il futuro. Beh, noi siamo stati ispirati, come diceva il professore, dall'ulivo, che è appunto una pianta che ha accompagnato costantemente Giustino Fortunato nel suo viaggio. Una personalità comunque distinta, poiché avulsa in un certo senso dagli standard comuni. Lui era una persona che si allontanava dalla politica comune proprio per stare più vicino alla natura, e appunto per questo svolse questo suo viaggio. Quindi abbiamo anche nella tavola evidenziato ciò con questa persona che, osservando questo totem, pensa all'ulivo, pianta che ha accompagnato, come ho detto prima, Giustino Fortunato. Vuole aggiungere qualcosa? Ma intanto che mi complimento per quello che siete riusciti a realizzare. Le relazioni di stamane sono di livello, diciamo, altissimo, che meriterebbero ulteriore approfondimento. Quello che io, diciamo, voglio segnalare è che, anzi, vedevo laggiù anche nei movimenti di questi nostri ragazzi, noi abbiamo una responsabilità storica notevolissima, perché le nuove generazioni, diciamo, anche quando proponiamo letture di linguaggi e paesaggi, la nostra capacità di entrare nello spirito di questa generazione si riduce sempre di più. Allora è chiaro che noi, il nostro compito, non dal punto di vista di rivendicazioni, ma il nostro compito deve essere messo più al centro di una società avanzata, perché la nostra è una società della conoscenza, e non è uno slogan
oramai la produzione materiale, la realtà materiale, insomma, in qualche modo ha ceduto il passo a quella immateriale. Qui la bellezza è che, per dirla con Petrarca, è simulante retroque prospiciens, e questo è il nostro impegno: riuscire a dare a questi nostri ragazzi la capacità di guardare avanti senza smarrire il passato, con i piedi, diceva lui, piantati nel presente. E sono parole che a dirla sembra facile, a realizzarla, ahimè, un po' meno. Comunque, grazie a tutti. Grazie. Bene, possiamo passare adesso alla sezione. Dobbiamo dire il premio? Sì, dobbiamo dare il premio. Non l'abbiamo letto? Sì. Ancora, no, scusa. Ok. Allora, innanzitutto i complimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale che dirigo, e in realtà è con emozione che premio questa studentessa, perché mio marito è di Calitri, quindi neanche a farla apposta, insomma, c'è anche un'emozione in consegnare questo premio. Allora, per la sezione quindi Industrial Design, primo premio, 500 euro, complimenti. Grazie.